altri iscritti. Sì, grazie Presidente. Sicuramente anche noi non possiamo non riconoscere l'atteggiamento di condivisione e di ascolto che c'è stato da parte della maggioranza rispetto a questo progetto di legge, un tema sicuramente importante su cui si è investito poco a livello statale, appunto in questo tema. Le finalità di questa legge sono sicuramente apprezzabili, però per noi è un progetto di legge che ha sicuramente degli aspetti positivi, ripeto, nelle finalità, ha anche però delle ombre e degli aspetti critici che abbiamo evidenziato anche in commissione. Sicuramente il testo uscito dalla Giunta è stato migliorato, abbiamo notato alcune sbavature, diciamo così, che abbiamo voluto recuperare attraverso degli emendamenti. Mi viene in mente per esempio quando si parla delle funzioni regionali esercitate tramite campagne di informazione, non è solo tramite campagne di informazione, è anche tramite campagne di informazione. O per esempio quella che, non so se è stata una svista o meno, che riguarda la dichiarazione di pubblica utilità e l'effetto dichiarativo che cessava dopo 3 anni, questa parte era inspiegabilmente scomparsa, però siamo riusciti, diciamo, a reinserirla. E ripeto, il testo uscito dalla Giunta non ci convinceva completamente. Sicuramente il passaggio in commissione, dovuto appunto all'ascolto di tutte le minoranze e delle opposizioni, ha portato dei miglioramenti e come Movimento 5 Stelle abbiamo acceso un faro sul tema della disabilità, che era presente, però abbiamo voluto rimarcare in maniera più incisiva, inserendo tra le finalità un'attenzione particolare appunto all'accessibilità degli impianti sia da parte del pubblico che da parte degli atleti. E la stessa cosa abbiamo fatto attraverso un ordine del giorno in cui chiediamo che vengano inserite delle premialità proprio per quelle iniziative che prevedono un'attenzione specifica a questo tema. Allo stesso tempo ci premeva che la Regione e l'Osservatorio sullo sport avesse dei dati aggiornati, perché un'altra delle criticità è il non riuscire ad acquisire ed avere un monitoraggio completo sulla situazione, sul patrimonio reale degli impianti sportivi. A questo proposito abbiamo voluto presentare un emendamento in cui prevediamo una sorta di meccanismo per cui questi dati debbano essere forniti, anche perché è da qui che si parte a fare programmazione. Un'altra attenzione è un'attenzione che abbiamo di solito e abbiamo sempre avuto durante questa legislatura al tema dell'azzardo e la questione degli affidamenti, che è un tema che ci sta molto a cuore. Ho visto che è stata presentata una riformulazione diversa dell'articolo specifico. Apprezziamo sicuramente la ratio di questo emendamento. Purtroppo però non ci convince completamente. Ecco perché appunto ci sono ancora sicuramente degli aspetti positivi, ma alcuni aspetti negativi secondo noi persistono. Ripeto, sicuramente ci sono stati tanti miglioramenti da parte di tutte le forze politiche e questo è innegabile. È un atteggiamento questo che vorremmo riscontrare su tutti i progetti di legge, perché abbiamo lavorato bene, ci siamo potuti confrontare, nonostante ovviamente su certe tematiche gli orientamenti erano diversi. Rimangono alcune perplessità, per esempio sul fatto dell'affrontare il tema degli impianti diffusi e del piccolo e dell'ordinario, perché si punta molto sui grandi eventi, sui grandi impianti, però secondo me ci voleva una sottolineatura maggiore su lo sport diffuso, sui piccoli impianti, su tutto il corollario, no? che riguarda lo sport, perché non è fatto solamente appunto da grandi eventi che sicuramente danno rilevanza a questa regione, ma da tanti piccoli impianti che ogni giorno ognuno di noi e ogni cittadino di cui può usufruire. E l'ultima criticità che abbiamo sottolineato diverse volte è la questione di certi termini generici che sono stati inseriti e non sono ben stati specificati in legge, per cui rimane grande elasticità da parte della Giunta nel definirli all'interno di atti amministrativi dedicati. Mi viene in mente la questione degli impianti a minor rilevanza, che è una questione molto critica dal mio punto di vista, perché c'è una delibera di ANAC che definisce appunto gli impianti a rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica,
e la discriminante è appunto il rischio operativo, come Regione abbiamo inserito la minor rilevanza economica che non è prevista a livello nazionale, senza però mettere in legge e specificare che cosa significa minor rilevanza economica. E su questo chiedevamo almeno che la definizione venisse inserita all'interno del piano triennale per avere quantomeno un passaggio in assemblea e in commissione. Questa cosa non è stata accettata, per noi rimane un punto critico perché è facilmente interpretabile e rimane, diciamo, la definizione della minor rilevanza rimane comunque tutta in capo alla Giunta. Noi invece in diverse parti del testo avremmo voluto qualche passaggio in più in commissione. E, diciamo, alcune cose sono state accettate, questo aspetto in particolare no. Ripeto, però, è una legge che sicuramente rispetto al testo uscito dalla Giunta è stata migliorata, anche grazie alla maggioranza che ha accettato i nostri emendamenti, è apprezzabile, però rimangono comunque dei punti di ombra in essere, quindi diciamo per noi alcune delle criticità rimangono nonostante gli aspetti positivi che sono stati inseriti in questo PDL.